come si mangia da Giorgiolino. Ciao e buon oggi ragazzi, siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi, video specialissimo. Bellissimo. Qui sul mio canale YouTube sono in compagnia di Chef ciao, Franco. Ragazzi, ciao ragazzi miei, oggi video speciale perché siamo a Villa Selva, siamo in Umbria, non mi ricordo paese come si chiama sinceramente, ma siamo vicino Perugia. E Wagyu, avete letto benissimo dal titolo, come si mangia da Giorgione. Era da tempo che sì, avevamo da questo sogno tempo che... abbiamo prenotato e siamo qui in questa fantastica tenuta a villa, perché poi è anche un B&B e lui ha fatto tutto con i figli. Questa allora, è una cosa bellissima, una cosa bellissima, è stupendo, è fantastico. Oggi assaggeremo le specialità umbre di materie prime di qualità assurda del ristorante di Giorgio. Mamma mia, se ci sto sale però. Ah, sale quando passa, sale quando passa. Quando passa. Ora saliamo questi gradini lasciando un bel mi piace, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto con altri posti da andare a visitare. Viva l'Umbria, bellissima. Viva Giorgione. Voilà, flambe. Sta la piscina, è uno spettacolo. Bello. Hanno detto che c'è anche lui. Lo vogliamo conoscere? Ormai lo conoscete su Gambero Rosso, su YouTube, i meme su TikTok. Ma lo dobbiamo conoscere. È una persona dai. Stupenda, però lo voglio conoscere sì. Da vicino. Lo so che sei emozionato. Sono emozionato pure io e Giorgione nella mia vita. Che grande. Immagini tipo viene Giorgione, si siede vicino a noi e mangia con noi. Ma vediamo che succede. Vediamo come si mangia. Esatto. È uno. Piacere. Chef. Ma quale chef? Io mi presento. Ma manco io. Ciao caro, molto piacere. Allora, poggia quell'attrezzo che mi... Lo so che è un po' fastidioso, però è... Ma io ci sto davanti tutto l'anno. Sì, è il nostro lavoro. Noi vi vediamo. Noi abbiamo due canali di YouTube. Io che sono YouTube? YouTube da Napoli. Siamo da Napoli per voi. Esatto. Sono YouTube. Forza. Ma... subito così e che sa, ma lei è troppo gentile. Allora, perché l'amicizia tenga, sì. Un bicchiere vada e un bicchiere venga. Voilà. Perché l'amicizia non decada, un bicchiere venga e un bicchiere vada. Io pensavo, è una persona fantastica. L'ho conosciuta un minuto, ma lei già... Lei chi? Riempi il bicchiere che vuoto, vuota il bicchiere che è pieno, non lo lascia mai vuoto, non lo lascia mai pieno. Schiattarsi che c'ho male, piastro sbocca di sangue. A salute. Alla salute. Salute. Ah, eccolo, mio figlio, guarda. Ah, vostro figlio? È lui che salve. Salve. Piacere. Noi vi seguiamo, Io mi seguo assiduamente. C'è gente che avvicina per giorno. Ah, sì? Sì. A voglia. Troppo portato per i social. Sì, sì. Tantissimo. Ce lo dice lui. No, è perché... Posso dirti in un momento sincero, non mi frega assolutamente nulla. Non l'ho detto parolacce. Buonasera, caro, benvenuto, buonasera. Io ti do del tu. E ci mancherebbe. Ma poi, vorrei come si mangia. Come si mangia. Perché il video si chiama come si mangia da... Giorgiolino, diceva nonna. Quello alto e ben distribuito. Giorgione. Sapete già come funziona qui? No, non lo so come... No! Allora c'è l'antipasto e il buffet. Vi prendete quello che vi pare quante volte vi pare. Poi vi siete stufati, vi porto due primi, due secondi, due contoni e un trisi dolci. Non comandate più nulla. Secondo me dopo abbiamo quello fame. Che arriva ti mangi zitto e buono 36 euro bevande stose. Due raccomandazioni. Se hai intolleranze alimentari dimmi adesso. No, zero. Mangiate poco pane perché vi fa mappazza con l'acqua di vino che offre il pazzo. Noi non facciamo porzioni, portiamo passioni. Se vi sembra poco quello che arriva chiedete. Tu la quantità non c'è il limite, ma quello che arriva è insindacabile. E non chiedete che c'è perché tanto non ve lo diciamo. Perché tanto non c'è trattativa che te lo dica fa. Quindi mangi quello che c'è. Per gli alcolizzati c'è la carta vino. Ma no, per 2 minuti vicino a noi vado a 70. Non ho capito niente. Due minuti vicino. Dopo 2 minuti vicino a noi. Vi aspettiamo a tavola. Vi aspettiamo a tavola. Io giro e faccio il traffico con te. Lei è un grande. Va bene. Perché sono un oste. Lei è un grande. Lei? È un grande. Sono grosso, sì, 98 kg. Sono alto e ben distribuito. Ragazzi, io pensavo che fosse simpatico dei video, ma sì, molto, da vicino, sì, da vicino sì. Un po' antipatico. Sì. Vi assigni le due beffe in un anno corso della banca del mio cuore, sappilo. Va bagna, va. Ragazzi, io non ho parole, voglio solo vedere come si mangia. Delicious. Delicious. Aspetta, no, sta cosa, come si dice? Delicious. La L deve stare attaccata al palato. Delicious. No, non posso mai essere uno. Va. Vado. Signori, noi ci siamo seduti molto all'aperto. Divertente, molto divertentissimo. Di una gentilezza unica, ci stanno trattando come se stessimo a casa. Avete capito bene, antipasto e a buffet, quindi dobbiamo servirci noi. Poi di primi, di secondi. Cioè, va, siamo stati 2 minuti con Giorgione. Subito ci ha offerto il vino. Cioè, ha subito deliziato con le sue battute. Fantastico, fantastico. Molto sfizioso. Cioè, sfizioso proprio. Sfizioso, veramente. Bellissimo. Cioè, ma è pigliato antipasto? Vi ha una bella bottiglia di vino. Ghiacciato. Super.
Vediamo una bella bottiglia per te. Oh, subito. E allora, Gabbia, inizio il nostro antipasto dove ci dobbiamo servire noi. Allora, panzanella, non so che cosa sia, ma bisogna assaggiare. Poi, questo dovrebbe essere un'insalatina di patate. Che fai? Davide, un'insalatina di patate. Due fagiolini freschi. Casatiello, sunghi Napola. Fa quasi. A caldo pure, bello, cazzo. Non lo so che cosa cos'è, ma io lo prendo. Io già ho riempito questo piatto, devo prenderne un altro. Io non posso vivere senza te. Ma lei può mangiare per una settimana? Io lo specchio che è stato spettacolare. Digiunino? No, voglio fare un test. Può andare. Ok, il cappero? No. Come si chiama? Lillo. Non mi viene. È il frutto del cappero. Il frutto del cappero. Spettacolo. Secondo me abbiamo preso poca roba. Dai, andiamo di inizio alle danze. Vediamo questo com'è. E beh, faremo un test. Voglio mangiare tutto cosa, ma non mangio mangiare tutto, tende sempre. Delicious. Giorgio non sta mangiando, voglio. Voglio che ho assaggiato questa tele, ma... No, patate buonissime. E vieni con me. Mi piace subito, non è poca. Wow. Signori, voglio assaggiare anche... voglio camma mangiamo. Non ci sono storie. Casa magna. Pure i formaggi sono buoni, eh. Non è male, cazzo, di buono. Chissà, lo sai che stai facendo l'acqua in bocca. Stai facendo l'acqua in bocca. Però chissà quanto papà che fa. Uno digiunino? Frambe. Voilà. Voilà. Delicious. Delicious. È difficile sta roba, non c'è. Voglio morire qua, dai. Voglio morire qua. Ma sull'ardo vada, ne mangiano solo che si tazzerà. 13.80.000. Oh. Due pollicine ci vogliono, chef. Oh. Bello. Voglio fare questo brindisi alla vita, alla felicità, all'amore. Niente. Alla gentilezza. Alla gentilezza. Alla gentilezza. Sì. E a Giorgio. E a Giorgio. Ma cazzo facciamo? Siamo andati a mangiare di tutto e mangiare. Ciao. No. Subito. Finalmente mangi anche tu, Cristian. Oh. Perché non fa. E ogni cosa c'è un quantitativo di aglio. Ho assaggiato questi fagioli? In aglio. A me questo tipo di cucina piace. Roba casareccia, fatta da lui. Buono, buono, buono. Guarda queste olive. Queste li fa lui, guarda che spettacolo. Voglio un trip alla romana. Eccola qui. E io la devo assaggiare. Hanno sconsigliato il pane, ma la trip alla romana o il pane ce l'ho. C'è uno spicchio d'aglio intero. Ma che fa? Già fa un man work oggi, me lo fotto. Mamma mia. Oh, ma tu hai assaggiato, ma io posso assaggiare con me. La trippa più buona della mia vita. La trippa più buona della mia vita. Com'è? Mamma mia, ingredienti buoni, qualità, quantità. Non vediamo da tutte le parti l'antipasto a buffet. La buffet è la buffet. Prosecchino sopra e chissà io noi. La salute vostra, vi voglio bene. Grazie a voi anche che siamo qui. Noi cerchiamo di condividere con voi il più possibile. Grazie a voi. Esatto, grazie, tutto grazie a voi. Quindi questo brindisi va a voi. Grazie ragazzi. Non riesco a prendere l'oliva, bastarda. Ragazzi, olivetta, piccolina, no? Vedo l'aglio e ho paura di assaggiarlo. No, non so già. Ci ha detto che è buono. È nottata. Fallo per Giorgione. A me? Sì. Non fai una nottata. Lo dico a vedere. Cristian, ma assaggiare te? No. Ecco sto, Gesù lì l'aglio. Devo assaggiare l'aglio. Non ci sono storie. Mi fa bene pure. Forte. È buonissimo. Voglio assaggiare anche un po' di roba che ho preso io. Che fai? Due fagiolini, non li assaggi. E mo la giarisci. No, mo la giarisci. I have no words. Non ho parole. Qui abbiamo finito, ho sapito, famiglia sciale boom, ma mangiamo. Dobbiamo dare un voto all'antipasto, 10 lode. Però ci stanno nati due primi e due secondi. Due primi, due secondi e il dolce. Giorgio, ci fai ospitare. Vabbè, aspettiamo i primi. Aspettiamo i primi. Lo chef Giorgio. Ma quale chef? Ma chi è detto questo? Faccio il brigliare, il consulente musicale, faccio l'oste, accompagno i cibi. Cucino ma non sceffeggio. Delicious. I am. I have, si sente, I no have words. Sì, la cosa non ho parole. Che ha detto Enzo? Non ci capite niente, voglio. E ravioli, radicchio e spezzo. Ma cosa, il pane? Grazie. Non posso dire più quello che mi ha detto. Ma non mi dire. Non posso dire. Sì. Sono arrivati i primi. Mo si fa sul serio. Questa pasta spettacolare con questo ragù con le costine di maiale. Ravioli, radicchio e specchio. E specchio. Io faccio il test. Lo sapete. Facciamo certo il test. Franghi da violo, si è cosa sono. C'è un test.
buoni, però la sfoglia è molto doppia, secca. Classica mano a così. No, ma sono buoni, sono buonissimi. Ripieno fantastico, speck prezioso, belli cremosi, buonissimi. Ora ci tocca assaggiare quest'altro qui, ma se salla con din. Se sacca, tanto sono porzioni. Oddio, piccole porzioni. Delicious. Bello pure il sugo, mi piace molto. Però la pasta è fatta in casa. Molto dolce. Molto dolce il sugo. Però si agisce da tutti e due. Raviolo, Raviolo, buonissimo. Oh! No, te ne hanno cammato, chef. La nocciolina la coppa. La nocciolina tostata da quell'input in più. Buono. Per Cristiano, queste tappe. Tutti i ravioli, cri. Beh, sono rimani un po' manco. Buonissimo, però. Ti levano come fai tu che fai il show. Non me lo bacio. A peace. No, calmati. Hai voluto. Non provo parole. Super, sì, bollici. Siamo a luglio, fa caldissimo. Ma qui, in questo momento, c'è un'aria freschissima. Stiamo mangiando da Dio. Stiamo bevendo bene. Ma che amaricetto. Dovete guardare la spessura di questo raviolo. Nel ristorante voi trovate il raviolo sottile, fatto, preciso. Perché ha tempi di cottura molto brevi. Invece questo qua è bello doppio, cremoso. Spettacolo, io. Guarda sta pasta, guarda sto sughetto. Ma un video saluto. La mia ragazza sta a Napoli. Ma lascia. Vieni. Andiamo. Lui è il mio fotografo ufficiale, datemi la macchinetta. Guardiamo tutti i lati della Madonna, trullalà. Santa Pasquetta. Ne ho fatta più di una. Grazie. Grazie. Mi sfrutta. Ma è arrivato il secondo, ragazzi. Un grande brasato di manzo, buonissimo. Già si sente l'odore spettacolare. Farò uno al tartufo e poi abbiamo patate al forno con rosmarino e insalatina per grassato. Assaggi te. Ce ne sono fette. Ce ne sono fette. Oh, brasato. Dobbiamo dire che anche con i secondi Giorgio spaccato. Mamma mia. Buona, eh? Mamma mia. Buona. Siamo a fine serata, un bel dolcetto. Allora abbiamo questa panna cotta ai frutti di bosco, tortino al cioccolato. Buono. Beh, sta vita almeno dolce mi piace, no? No, no, questo qua è buono. Ma cacao. Dolcetto, caffè, mazza caffè. Però mociata, mo scherzando, è passata una bella serata. Bella. Abbiamo mangiato bene. Ma che niente. Ah, ma non è bello. Già sono bello. Mamma mia. Oh, questa è un'ambiente siberiana, caro. Io mi sono trovato bene, mi sono trovato a casa, come se stessi a casa, ho mangiato cose di qualità, in grande quantità. Ci vediamo dopo col conto che paga Chef Frank. La nostra serata si conclude qui a bordo piscina in questa villa bellissima, fantastica. Bellissima, ragazzi, è stata una serata magnifica, veramente pazzesca. Ci siamo divertiti, abbiamo mangiato bene, abbiamo mangiato tanto, abbiamo mangiato di qualità. Ci siamo divertiti con Giorgione. Ma poi, spero, gentilissimi anche i camerieri. Sì, assolutamente, gentilissimi. Tutto lo staff di Giorgioni, figli, veramente qualcosa di pazzesco. Ringraziamo Giorgione e ringraziamo voi. Spero che con questo video vi abbiamo trasmesso tanta felicità, tanta gioia. Abbiamo fatto vedere le cose che fa Giorgione qui. Fateci sapere qui sotto nel commenti altri posti da andare a visitare. Ovviamente io lo dico in ogni video, noi paghiamo, fatevi un po' il conto, sono 36 euro a persona, abbiamo preso una bottiglia di prosecco, vabbè, costa 16 euro, vabbè, comunque qua c'è lo scontrino e noi abbiamo pagato e ringraziato perché ci siamo trovati benissimo. Quindi voglio, per questo video, tanti like, tanti commenti, iscrivetevi al canale. La domanda quindi è: come si mangia da Giorgione? Benissimo, si mangia bene. Delicious. E ora l'ho detto bene, Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, grazie Cristian, grazie papà, grazie a voi. Vi amo. Voglio bene, voglio un po' più forte. Andiamoci a coccamo. Ciao. Sì.